Ora ritorno da Cinzia. Cinzia, l'avete vista perché si fosse appena collegato da poco, abbiamo parlato di violenza sulle donne, Cinzia è stata picchiata brutalmente dall'ex marito, compagno, non so se fosse sposata o meno, ha messo le mani pure sulla figlia, piccola, sta figlia fra l'altro, questa bambina non sta bene, ha bisogno di aiuto. Cinzia due giorni fa è stata in diretta con noi, Maria Grazia, perché c'è un problema grosso sulla casa, ok? Abbiamo l'assessore in diretta, sì. L'avvocato, molto battagliero l'avvocato, devo dire, Massimo Rogliero. Ecco. Allora, la situazione, Maria Grazia, qual è adesso? Che cosa è accaduto in questi due giorni? Siamo e soprattutto sono in attesa di risposte. Che cosa accadrà il 25? Ricordiamo che il 25 Cinzia deve lasciare la sua abitazione perché è in un'abitazione il cui proprietario, insomma, vuole tornarne in possesso. Cinzia è morosa, lo dobbiamo sottolineare questo, perché ha anche un debito di suo marito, un debito che lei continua a pagare. Ebbene, il 25 Cinzia deve lasciare una casa, ma la casa che le è stata assegnata, quindi l'abitazione in cui deve andare, purtroppo c'è ancora un inquilino che deve lasciare questa abitazione per poter andare in una casa popolare che gli è stata assegnata. Per cui questo è il grande dilemma, il dramma, che cosa succederà a Cinzia, ma che cosa succederà anche a questa bambina. Cinzia, cosa chiedi? Noi abbiamo l'assessore, fra poco ti risponderà. Potrebbero esserci delle novità e delle notizie. Potrebbero esserci delle novità e delle notizie. Che cosa chiedi, Cinzia, tu? La casa, diciamo, in cui sono entrata in graduatoria, il mio diritto per mia figlia e per me. Che cos'ha tua figlia, te lo posso chiedere, Cinzia? Mia figlia ha una malattia rara, la neurofibromatosi FN1, e non ci sono cure per mia figlia. Mia figlia ha un problema alle gambe, se corre, se sale non lo può fare perché ha i dolori tremendi, e dovrei dare diciamo o l'occhi o l'attaccapirina perché non può salire manco le scale. E quel disgraziato, scusami, gli ha messo le mani addosso, una bambina con una mamma mia. Mamma, non mi ci fare neanche pensare, non mi ci fare nemmeno pensare, guardami. Anche io ho avuto un tumore al pancreas, tolto a metà pancreas, vivo con un pezzo di pancreas, milza tolta, corde vocali col tumore che mi dovevo operare l'altra, se faccio in tempo, due protesi da fare alle gambe, una urgentemente alla destra. E rischi di finire per strada. Ho avuto trombosi, flebite adesso di nuovo. È una situazione, Antonella, dottoressa, sì. Terribile. È terribile, è una cosa che proprio diventa... Io sto pensando alla malattia neurovegetativa di questa bambina che ha una malattia invalidante. Questa donna, la cosa che stavo facendo, è un pensiero che sto facendo, che purtroppo la fragilità sta diventando sempre più forte ed è sempre sulle spalle delle donne. Scusatemi se io faccio questa... Prova ad essere anche una retorica, però è proprio sulle spalle delle donne. Cioè la società si deve proprio prendere cura di queste fragilità, perché se no non potremo più sopravvivere, perché le donne stanno crollando da tutte le parti, perché queste malattie, lo sappiamo, la malattia oncologica viene anche da uno stress fortissimo, da una sofferenza grandissima, per cui io, signora, sono dalla sua parte, perché prendersi cura di una figlia che ha questo tipo di malattia, che la vede soffrire, che non ha cura, perché sono delle sofferenze. Io purtroppo l'ho studiata questa malattia e so delle sofferenze che questi bambini soffrono, per cui vedere la propria figlia avere delle malattie invalidanti, io credo che ci voglia un coraggio sovrumano. Invece il marito che ti minaccia, ti picchia. Invece di proteggerti, di aiutarti, ti picchia pure, ti spacca i denti. Sì. Allora, che uomini. Mamma mia. Dunque, vediamo. Vito La Coppola è l'assessore al patrimonio e all'edilizia residenziale pubblica del comune di Bari. Assessore, buongiorno. Grazie di averci messo la faccia. Lei due giorni fa ha ascoltato la storia, ha ascoltato anche lo sfogo di Cinzia e lo sfogo dell'avvocato. L'avvocato si è sfogato in quella maniera perché non è solo l'avvocato, poi si diventa anche familiari di queste persone, perché nel momento in cui ci sono questi drammi,
poi non so come dire, credo che poi la professione venga in secondo piano e arriva, no, l'umanità. L'umanità. Ecco. Assessore, che cosa vuole dire a Cinzia oggi? Allora, dottoressa, buongiorno. Mi ricollego a quanto già detto due giorni fa. Noi conosciamo bene il caso di Cinzia e la stiamo seguendo da aprile di quest'anno. Le abbiamo anche offerto diverse soluzioni, ne abbiamo già parlato. Ora, il problema del 25, noi le posso assicurare che la signora Cinzia non finirà per strada, in quanto la signora Cinzia è già assegnataria di un alloggio popolare che l'H, proprio questa mattina, il proprietario, l'ente proprietario dell'immobile, ci ha garantito che sarà libero, cioè sarà terminato il trasloco proprio per il giorno 25. Quindi quella contestualità tra la riconsegna dell'alloggio oggetto di esecuzione dello sfratto e di ingresso nell'alloggio popolare di neoassegnazione, di nuova assegnazione alla signora Grimaldi, ci consentirà di evitare ogni rischio di occupazione abusiva dello stesso. Ci sono altre due buone notizie che ci tengo oggi a dare in diretta alla signora Cinzia e a tutti voi. Innanzitutto ho parlato personalmente con i legali dei proprietari della casa della signora Cinzia, cioè quelli che hanno messo in atto l'esecuzione dello sfratto. Il 25 mi hanno garantito, proprio per non creare traumi ulteriori alla famiglia di Cinzia, non interverranno con forze pubbliche, non interverranno con ambulanze, non interverranno con gli assistenti sociali. Quindi verranno bonariamente solo per ritirare le chiavi della signora e le garantiranno la possibilità di effettuare il trasloco di tutte le sue pellettili, il suo mobilio, per ulteriori 20 giorni, tutto il tempo necessario che la signora richiederà per effettuare il trasloco. Terza ed ultima notizia è che noi viviamo appunto un ufficio molto difficile, una ripartizione che quotidianamente viene letteralmente assaltata dagli utenti, sia per gli alloggi popolari quanto per l'emergenza abitativa, appunto per gli sfrattati. Ma sono tutti uomini e persone dotati di un cuore, dotati di una sensibilità. E quindi non ho problemi a dire che si sono offerti i dipendenti del Comune di Bari, della ripartizione del patrimonio, di fare una piccola colletta e di mettere a disposizione della signora Cinzia un bed and breakfast per qualche giorno a 8 a permetterle il trasloco nella nuova casa. Quindi la signora il 25 ritirerà le chiavi dal personale dell'ARCA proprietario. Se avrà bisogno di qualche giorno per effettuare il trasloco, noi le stiamo, il personale del Comune di Bari, della ripartizione patrimonio, le ha già prenotato una stanza, un alloggio in un bed and breakfast qui nel quartiere di Japigia, quindi centrale, abbastanza centrale, dove potrà appoggiarsi con la figliuola in attesa che termini il suo trasloco. Io credo che il caso della signora Cinzia sia chiuso, spero che sia chiuso. Non voglio tornare su tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare da aprile ad oggi. Sono contento di essere stato protagonista di questa storia, perché vedete, dietro la burocrazia c'è anche un cuore, e questo cuore, la sensibilità dei dipendenti del comune, quindi mi tolgo fuori come organo politico, voglio sottolineare la sensibilità dei dipendenti comunali, fa tanto nell'affrontare problematiche così delicate e così difficili. Grazie. Allora, assessore, è un insieme di informazioni che lei ci ha dato. Innanzitutto voglio andare da Cinzia e dall'avvocato per capire se avete capito, nel senso, perché vi ha detto una serie di cose l'assessore. Allora, avvocato, vuole fare delle domande? Buongiorno, senta, io volevo giusto precisare alcune cose. Prima di tutto prendo atto di questa volontà da parte del Comune
nel venire incontro nella risoluzione del problema della signora Cinzia. Però mi devo sottolineare due cose. La prima, che come ha detto l'assessore, ha avuto rapporti con i difensori del proprietario dell'immobile, mentre sì, con il sottoscritto difensore della signora Cinzia non ha avuto alcun rapporto. Vabbè, tant'è vero che io prendo atto adesso tramite la RAI di questa cosa. Nonostante diversi rapporti telefonici e non con vabbè, il comune. Questo però è secondario. Un'altra cosa. Conta il risultato, avvocato. Sì, sì, ma adesso sì, ho capito, però la signora si deve anche organizzare per il trasloco. Non è che lo può sapere tramite la RAI. Gli danno 20 giorni, un bed and breakfast. Questo. Non protestate per forza. Sì, assessore, un attimo. Le volevo dire un'altra cosa. Lei ha sottolineato che la casa è assegnata, da quello che ho capito, alle sue parole, definitivamente? Certo, certo, c'è una determina che conoscete, la signora... Bene, allora la devo contraddire un'altra volta, in quanto l'assegnazione qui, dove ci troviamo alla Madonnella, che abbiamo anche la documentazione firmata dalla signora Cinzia, è assegnata provvisoriamente, in quanto ci fu quella situazione d'emergenza il 29 ottobre e fu assegnata provvisoriamente, tant'è vero che questo immobile che abbiamo qui alle spalle non è dotato di ascensore ma di due piani? Due o tre piani, quindi senza ascensore, la signora con la sua figlia sarà costretta ogni giorno a salire su e giù da queste scale per tre giorni. No, quindi la situazione non è che si è risolta definitivamente, provvisoriamente si è risolta. Cioè la signora ora va qui e poi attenderà un alloggio definitivo idoneo alla signora. È la minore. Vabbè, intanto però quello che okay, vi ha detto l'assessore... Poi per quanto riguarda il discorso dei 25 delle chiavi, eccetera... di sì, non far andare per strada un nucleo familiare. Certo, ma okay, noi lo mettiamo... Ma allora, poi non vorrei visto, che poi questa allora, situazione... Allora, guardi, io sono qui per risolvere il problema della signora Cinzia, però lei mi sta facendo una polemica che mi porta a ricordarle che la signora Cinzia ha rifiutato sette alloggi popolari, e nessun nucleo familiare della città di Bari ha avuto questa possibilità di scegliere da aprile ad oggi sette alloggi popolari. Allora, avvocato, qui dobbiamo fare il bene delle persone, il bene dei cittadini, non dobbiamo fare polemica. Certo, e ora sta riportando una polemica che mi fa presagire che la storia della signora Cinzia non è ancora chiusa, non è ancora terminata. Io, guardi, mi creda, più di quello però, che è avvocato, stato fatto... Però, avvocato, posso intervenire un attimo? Non per fare la pacere, perché poi ovviamente voi avete delle esigenze, soprattutto la figlia di Cinzia ha delle esigenze. Però, avvocato, l'assessore si sta spendendo e ci ha messo la faccia. Mi creda che ci sono una marea di persone che gli stanno chiedendo in graduatoria, cosa come per carità diritto alla signora Cinzia di case popolari, però... Voi vi siete presentati a noi con un'urgenza. L'urgenza qual era? Che il 25 novembre la signora Cinzia con la figlia rischiava di finire per strada. Mi creda che rischiano di finire per strada un sacco di famiglie. Per cui non tutte queste famiglie hanno l'assessore che viene a rispondere e vi dice il 25 non finite per strada. Addirittura ha detto che c'è la volontà, l'umanità anche dei dipendenti di fare una colletta e di aiutare questa signora. Per cui io direi, avvocato, lei è un uomo molto intelligente, partiamo da questa base e poi piano piano si risolvono i problemi. Arriviamo. Intanto l'importante è che il 25 Cinzia non finisca per strada con la bambina. Benissimo, ma noi va bene, noi non siamo qui per fare polemiche. L'assessore e tutto il suo staff del comune mi conosce e sa che persona sono. Però non vorrei che poi, una volta che la signora Cinzia entri in questo appartamento, venga poi abbandonata. Beh, allora, poi dopo interveniamo in un secondo momento. Adesso. Perché se la ragazza... Comunque noi ringraziamo il comune per essersi adoperato e vediamo un po' perché il 25 tra i sette alloggi che le sono stati ringraziamo offerti, anche che le sono i dipendenti comunali che hanno detto che daranno questa, tra virgolette, questo ci sono degli alloggi con ascensore che la signora ha rifiutato solo perché erano in periferia. Io ritorno sull'argomento che abbiamo affrontato martedì. No, questa è l'agenzia sociale per la casa, non è l'agenzia immobiliare. Forse li ha rifiutati, provo a immaginare, Cinzia. Non ha erano in periferia, perché non erano in centro cittadino. Cinzia, provo a immaginare che tu li hai... Sto cercando anche di aiutarti un attimo.
Provo a immaginare che tu li abbia rifiutati, questi appartamenti, perché magari o non puoi guidare o la bambina non si può spostare con la malattia che c'è, e per cui se andate in periferia e devi comprare una medicina per tua figlia, non puoi andarci perché non hai la macchina, non hai la patente. Posso immaginare questo, giusto Cinzia? Tu li hai rifiutati perché c'è un motivo di salute di tua figlia, giusto? No, non ho rifiutato, come loro stanno dicendo. La realtà, non mi hanno dato nessun 7 appartamenti da dare. Quella che mi hanno dato non è una casa, ma è un locale che lo posso far vedere. E no, né, diciamo, per i nostri problemi, non era adatto, non era adatto alle vostre esigenze. Idoneo. Innanzitutto non era idoneo, non è un appartamento. Ah, ok. Magari e 7 appartamenti io non li ho avuti. La seconda ho avuto quella che si sono buttati gli abusivi il giorno dopo, prima del contratto, un giorno prima del contratto. Sono arrivati gli abusivi. E questa è la terza occupata. Ma sti abusivi, ma non si possono fermare. E questa qua è la terza. Ma è possibile occupata. Che una persona non abbia 7. E la preoccupazione che ha un'assegnazione arriva l'abusivo dopo un giorno, ma guarda che è una cosa assurda questa, è una cosa sui vuoti legislativi. Allora, vabbè, adesso lasciamo le polemiche un attimo da parte, scusatemi, perché io poi voglio essere un po' risolutiva nelle cose. Allora, adesso l'assessore ti ha detto, Cinzia, che intanto questa casa non la perdi, ok? Cioè questa casa di cui state parlando, che non c'è l'ascensore, questa casa... che devi fare 3 piani. Non niente, come se fare 3 piani. Ok, allora intanto ti viene data quella, ascoltami, poi ci sarà sicuramente una soluzione successiva, ci impegniamo anche noi, ma sicuramente l'assessore si impegna, uno che ci mette la faccia, che viene qua, che vi dice certe cose, credimi, non è da tutti, Cinzia, guarda, io non è che voglio difendere l'assessore, non è da tutti, credimi, c'è gente che non ci risponde neanche a una mail, neanche per dirci no grazie, arrivederci, andate a quel paese, per dirti, capito? Non ci rispondono neanche. Questo signore si sta presentando in diretta e ti sta dando delle risposte, ok? Allora, intanto quella arriva, Cinzia, quella c'è, il 25 non la perdi. Dopodiché troviamo insieme anche all'assessore delle soluzioni, delle sostituzioni successive, perché questa tua figlia non può fare 3 piani di scale, tu hai una protesi, devi farti le protesi alle gambe, ti devi operare, chi segue tua figlia non si può, ok? Per cui c'è bisogno poi di una casa successiva, intanto risolviamo l'emergenza, esatto. Se no finisci sotto un ponte, Cinzia, ok? Sì. Dopodiché troviamo avvocato, guardi, non mi dimenticano. Avvocato, ma glielo non vi dimentichiamo noi. Sì, io la sento. Non vi dimentichiamo noi, ve lo assicuro, guardi, nelle storie glielo posso assicurare, ma lo possono testimoniare anche gli ospiti che sono qua, non le molliamo le nostre storie, va bene? Vai. Io sono sicura e convinta che questo assessore, che, ripeto, ci sono... le persone dietro alle istituzioni, ci sono tante persone che invece si rimboccano le maniche e fanno le cose, non è vero che le istituzioni non ci sono mai, ci sono anche le istituzioni che rispondono. Ecco, io mi sento di dire questo, per cui un piccolo problema, diciamo l'emergenza è stata risolta, adesso piano piano andiamo a lavorare poi per dare una sistemazione giusta e coerente con la malattia della figlia alla signora. Assessore? Ma certo, dottoressa, noi, ripeto, noi da aprile stiamo cercando di trovare una soluzione idonea per la signora Scelsa, per la signora Grimaldi. Adesso ha un'assegnazione e poi vedremo vedere se è possibile trovarne ancora un'altra, ma mi creda, è stato fatto di tutto. Ora non voglio rispondere se sono 7 o sono 6 gli alloggi proposti. Noi purtroppo parliamo per atti amministrativi, abbiamo le carte e del resto ce le hanno anche gli avvocati della signora. Però io oggi voglio sottolineare l'atto dei miei dipendenti. I miei dipendenti hanno fatto una colletta e hanno già prenotato un B&B, quindi la signora potrà fare il suo trasloco nella massima tranquillità, senza farsi prendere da stress o arrecare stress alla propria figliuola. Guarda, Cinzia, non ti lasciamo sola. Ero felicissimo oggi nel darvi questa
questa notizia. Ti però posso dire, assessore, mi trovo sempre davanti la polemica. Ma io sono sicura, ma no, assessore, ma io sono sicura che Cinzia e l'avvocato sono contenti, hanno solo paura che magari poi vengono parcheggiati lì e poi non si sistemano le cose, ma io so che voi le sistemerete le cose, per cui mi creda, è solo la sofferenza a volte che fa parlare le persone, anche quando magari possono essere contenti, c'è sempre qualcosa che li spaventa. Lei lo sa che vita ha passato Cinzia, no? Per cui lo può comprendere. Io invece penso che Cinzia oggi sia contenta, perché comunque le risposte sono arrivate, Cinzia, no? Sì. Non ti abbandoniamo, non ti preoccupare. Sì, no? Sì. Noi ci siamo, anzi vorremmo testimoniare un po' in questi 9 mesi quello che ti accade. Anche perché, guarda, il 25 novembre io vorrei veramente che in questa trasmissione quel giorno venissero le testimoni che hanno combattuto contro la violenza, che l'hanno denunciata la violenza. Io vorrei che tu fossi qui quel 25 novembre, la settimana prossima, giovedì prossimo. Vorrei tanto che tu fossi nel nostro studio. Magari. Allora, magari. Sentiamo i nostri ospiti, anche, non so, per questo confronto, no? Tra la politica, le istituzioni, le amministrazioni e le persone. Io ho, no? trovato le soluzioni proposte dall'assessore più che ragionevoli e anche ho apprezzato il gesto umano della colletta fatta per garantire alla signora questo passaggio che sicuramente sarà traumatico, perché lasciare una casa nelle condizioni della signora e della sua bambina non è facile. Però credo che in questo momento la signora debba avere anche fiducia nell'istituzione che la sta aiutando, ha dimostrato con i fatti concreti che sta facendo, sta cercando le soluzioni migliori per poterla Enrico, Enrico Silvestrin. Enrico, grazie a questa. Questa è una situazione, sì, diciamo, dove ovviamente l'intervento è un'iniziativa personale, privata di molte persone, aiutano a risolvere, ok. La domanda che vorrei fare all'assessore, ma in generale in quanto assessore, non perché quell'assessore lì, è come si risolvono tutto il resto delle situazioni dove non si può intervenire in maniera personale, ragazzi, perché serve evidentemente un step tipo di by tutela, step dicono, no? Un caso tipo di tutela per caso. Che è difficile così da garantire. Caso per caso, ma io voglio sapere, ma quanti abusivi ci sono lì invece nel vostro comune? Cioè, questo fenomeno dell'abusivismo, anche voi avete una legge regionale che permette agli abusivi di pagare l'indennità? Questa è una follia totale. No, no, a livello regionale questo non lo abbiamo. Abbiamo la piaga delle occupazioni abusive anche in città, che è seguita direttamente dal Comitato di Ordine Pubblico e di Sicurezza della Prefettura, dove siedono le forze dell'ordine. Il problema è questo: nel momento in cui noi veniamo a conoscenza di una occupazione abusiva di un alloggio popolare, che sia di proprietà del comune o che sia di proprietà dell'ARCA, cioè dell'agenzia regionale, l'ex Istituto Autonomo Case Popolari, ahimè, siamo disarmati, cioè nel senso ci presentiamo davanti alla porta dell'alloggio occupato abusivamente con la nostra polizia giudiziaria, cioè con i nostri agenti della polizia locale in veste di polizia giudiziaria, che tentano una sorta di moral suasion, occupanti a lasciare bonariamente, spontaneamente l'immobile. Davanti al loro diniego li prendono le loro genitalità. Allora, magari se ci aiuta anche a comprenderlo meglio questo fenomeno. Intanto, Cinzia, io ho delle mamme dall'altra parte che aspettano, stanno da anni, vivono in baracche, con i figli piccoli. I figli nel frattempo sono cresciuti, sono diventati grandi, alcune ragazze sono diventate anche madri dentro a queste baracche, ok? Per cui credetemi che ci sono delle situazioni, bambini anche che stanno male, ci sono dei disabili, ok? Adesso ci sarà uno sgombero per cui queste persone finiscono in mezzo a una strada, per cui credimi che ci sono delle situazioni terribili, ok? Io spero che oggi tu possa essere parzialmente contenta, va bene? Ti seguiremo in questi mesi, ti seguiamo. Grazie. Ciao all'avvocato e alla nostra Maria Grazia Sarrocco. Grazie. Grazie all'assessore. Grazie.
Vuoi ringraziare l'assessore, Cinzia? Vuoi ringraziare l'assessore o no? Io aspettavo grazie. Parzialmente grazie, lo possiamo dire. Però, insomma, non finirai in strada. Dal 25 avrai un tetto, avrai una casa, o comunque una sostituzione. È un miracolo che un assessore sia. Una buona notizia così, questa, su questo, tutti gli effetti. Però... ci sono tante persone che rischiano questo. E certo. Io non sto dicendo... Molte persone che lavorano nel comune, che hanno deciso di fare questa colletta, sì, avrai... questo sì, su questo e avrai sì. Poi un'abitazione in cui stare, ma vivere non... serenamente. Io direi che un grazie non, non manca mai. Non... Guarda, che dire grazie non è una promessa di eternità. Sì. Capito? Dire grazie a volte... Anche io la ringrazio, poi... anche diciamo della colletta, tutto quello che vogliamo. Però so che io morirò qua. Ma no, Cinzia, no. Cinzia, realtà. Non devi essere così pessimista, ecco, guarda. Le cose, attraverso notizie, la volontà delle persone, le cose si cambiano. Io sono convinta che tu cambierai idea. Un abbraccio.